Siamo qua per presentare i libri che ha scritto Stefano, che sono appunto una saga che lui ha chiamato Sandalia. Sono dei libri che io ho scoperto casualmente, come spesso mi capita di inciampare nei libri, e uno di questi è stato proprio il primo, I due volti dell'anima, il tuo primo libro. È un libro che mi ha coinvolto moltissimo perché, come quando trovo dei libri che parlano della nostra storia, della storia della Sardegna, che è una storia abbastanza oscurata, della quale sappiamo veramente poco, ecco, cerco sempre di leggere per capire, per sapere, per cercare di farmi anche un'idea di quella che è stata la nostra storia. Una storia, come dicevo, spesso oscurata, non raccontata, che noi sardi sentiamo il bisogno di conoscere. E forse Stefano non si è accontentato di conoscerla e l'ha voluta anche raccontare. Io inizio leggendo solamente quello che si trova all'inizio del libro di Sandalia e poi darò la parola a Stefano. Nel tempo in cui gli dèi camminavano tra noi e il germoglio del sacro sbocciava ovunque si posasse uno sguardo d'incanto, il fatto disegnò la sua impronta divina sulle sabbie del mondo, Sandalia. Col tempo attirò gli sguardi rapaci di punici e romani. In tanti, lungo le coste, cedettero alle lusinghe dell'oro o alla minaccia delle armi. Ma nel cuore di Sandalia, libere tribù di guerrieri sacri si opposero con onore ai nuovi e ai vecchi invasori. Sullo spartito delle loro anime una melodia sovrastava tutte le altre, l'assoluto sognante. Questa è l'introduzione che si trova proprio nella prima pagina del libro ed è un riassunto molto poetico, sintetico, di quello che poi troveremo all'interno delle pagine del libro. Quindi quella che sarà la lotta dei sardi contro gli invasori, in questo caso soprattutto i romani, e quella che è anche il loro modo di affrontare e vivere la vita che si trovano a dover interpretare. Passo la parola subito a Stefano. Prego. Buonasera a tutti, vi ringrazio quindi per l'attesa, per l'invito. Grazie a Manuela, è la seconda volta che io presento un mio libro qui a Serramanna. La prima volta c'era una vostra compaesana, Maria Grazia Medda, che è lì in fondo. Sì, è vero. Ma io uno me ne ricordo. Sono passati 14 anni, mi sembra. Sì, ero veramente piccolino. Era il mio libro di esordio, quindi prima ancora di Sandalia. Mi ricordo questo le tre grazie, questo gruppo di donne sorridenti che mi accolsero alla stazione. Quindi un ricordo bellissimo di Serramanna. Oggi un altro bellissimo sorriso, quello di Manuela, mi fa da anfitrione in questa occasione. E oggi sono qui per Sandalia. Sandalia è un racconto epico innanzitutto. Cos'è l'epica? È provare a raccontare in termini mitici la storia di un popolo. Quindi partire da dati storicamente ineccepibili, fatti storici realmente accaduti, ma raccontarli appunto in chiave mitica. Se un popolo come quello sardo, l'unico popolo del Mediterraneo, è stato capace di resistere alla più grande potenza militare ed imperiale del mondo antico, Roma, forse c'è del materiale per farne un'epica. Ma perché Sandalia è la prima saga epica sulla storia antica della Sardegna? Perché non si può raccontare in chiave epica una storia che non c'è stata raccontata nemmeno sui libri di testo. E quindi ci è voluto prima di tutto un grande lavoro di esegesi anche, oltre che di approfondimento, di ricerca delle fonti greche e latine, partendo da un dato ineccepibile. Quello che vi ho appena raccontato, siamo stati l'unico popolo a resistere a Roma. Hanno preso le coste, hanno romanizzato le coste, gran parte della Sardegna invece no, ma non ce lo raccontano. Però c'è uno storico di lingua greca, quindi né romano né sardo, in teoria neutrale, e nessuno può
eccepire qualcosa in merito. Questo storico è Diodoro Siculo, che nel primo secolo, quindi non avantieri, forse molto più vicino a quei fatti di quanto possano essere stati gli accademici sardi e continentali che hanno raccontato la loro storia. E lui dice, con una frase passata abbastanza alla storia, anche se poi l'hanno dimenticata quando hanno scritto i libri per le scuole, per 500 anni cartaginesi e romani hanno provato a sottomettere i sardi, virgola, senza riuscirci. Io vi nomino Diodoro Siculo, ma vi potrei nominare persino Tito Livio, che in un passaggio famosissimo del 23° libro di Ab Urbe Condita, cioè la storia di Roma, dice sui sardi: i sardi, due punti, gente ne nunc quidam omni parte pacata, tradotto dal latino, i sardi, gente che non siamo ancora riusciti a sottomettere del tutto. E poi c'è Velleio Patercolo, poi c'è Orosio, c'è Zonara, un sacco di storici che ci dicono che effettivamente i sardi riuscirono a non farsi conquistare e sottomettere dai romani. Ma allora perché? Se io sfoglio un libro di testo, per esempio di mio figlio, della quinta elementare, trovo la cartina della trovo la Sardegna colorata di rosso sulla cartina del primo e del secondo secolo a.C., esattamente come le altre province romane. Come mai? Se non fummo conquistati. Perché io a 10 anni e mio figlio a 10 anni abbiamo introiettato automaticamente questa immagine di sottomissione che non ci appartiene, perché non ci hanno mai conquistato. E lo sappiamo, un'immagine vale più di 1000 parole. E allora da questa, diciamo, da questa scoperta, perché io fino a 40 anni mi vergognavo addirittura di essere sardo, fino a 38 anni. Mi vergognavo quando andavo fuori a presentare il mio primo libro, che non parlava di Sardegna, e cercavo di mascherare la mia cadenza sarda. Pensate che violenza che hanno esercitato e hanno fatto e pressato sulla mia anima di sardo. Mi hanno impedito di sapere ciò che ero, con una piccola aggravante dal punto di vista didattico, perché ho fatto il liceo classico. Se qualcuno di voi ha fatto il liceo classico saprà benissimo che per 5 anni, attraverso lo studio del latino e del greco, cercano di farti introiettare in tutti i modi possibili e immaginabili la presunta grandezza, non della civiltà sarda, ma della civiltà romana e di quella greca. E io in 5 anni di liceo classico, credetemi, ne sono sicuro, non ho mai sentito pronunciare da nessuno dei miei professori per 5 anni la parola Sardegna. Erano talmente ubriachi di queste due grandi civiltà, romana e greca, che ci hanno preceduto, che dovevano proporci questo. E basta. Non ci hanno parlato di Sardegna, figuriamoci se mi hanno parlato in 5 anni di un'altra cosa ancora più bella, fatta di due parole, civiltà sarda. Caspita. Ho dovuto capirlo dopo. E ora sì che sono orgoglioso di questa appartenenza. Anche perché siamo davvero sicuri che si debba chiamare, adesso dico una cosa molto provocatoria, che per quel che riguarda l'antica Grecia si possa usare il termine civiltà. Ce l'hanno fatto credere, è vero? Che addirittura l'intera civiltà occidentale abbia le sue radici nell'antica Grecia. Eppure, guarda caso, nell'antica Grecia gran parte dell'umanità, forse la parte più importante, come era in Sardegna, la donna non era considerata così tanto. Non so se lo sapete, ma nella grande Atene dell'età di Pericle la donna poteva circolare in pubblico soltanto se era interamente coperta da un burca. Non ce le dicono queste cose. Ci dicono che i greci erano all'avanguardia in tutto, persino nella scultura. Poi vengono scoperti i giganti di Montiprama e devono retrodatare di 700 anni a favore della Sardegna i primi esempi di scultura a tutto tondo di tutto il Mediterraneo. Vabbè, ma siamo sulla questione della civiltà. Forse avete sentito parlare dell'Orestiade, una grande opera di Eschilo in 3 libri, meglio di una serie TV per tutti i colpi di scena, ma che ci fa capire una cosa molto importante sulla vera natura, la vera essenza della civiltà o presunta civiltà greca. L'Orestiade si apre all'inizio della guerra di Troia, con Agamennone, il re che comanda tutte le città-stato greche pronte a partire per Troia,
che si vede il proprio esercito bloccato, la propria flotta bloccata. Sapete perché? I venti sono contrari, non sono favorevoli. Chiede a un indovino, come si faceva a quell'epoca, e lui gli dice: i venti ti sono contrari perché tu hai arrecato un grave affronto alla dea Artemide. Allora, cosa devo fare? E lui dice: devi sacrificare una persona importante della tua famiglia, altrimenti i venti non saranno più favorevoli. E gli dice: devi sacrificare tua figlia Ifigenia, devi ucciderla. Arriva Clitennestra, sua moglie, e dice: cavolo, sei un re, hai già tutto. Sei sicuro di voler uccidere nostra figlia per avere ancora di più? Per distruggere Troia? Sì. Viene sacrificata la figlia Ifigenia. Lui ritorna. Ovviamente nel frattempo Clitennestra ha meditato vendetta. Attenzione, perché il colpo di scena finale è da brividi. E forse vi farà davvero ripensare a tante cose rispetto alla civiltà greca nel confronto con la grande, questo sì, civiltà sarda. Comunque Agamennone rientra. Nel frattempo Clitennestra, la moglie, ha meditato vendetta, si è accordata col cugino di lui, Egisto, e quando Agamennone è distratto, diciamo così, viene pugnalato alla schiena. A quei tempi vigeva il cosiddetto codice della vendetta. Chi si occupa di vendicare il padre, Agamennone? Il primogenito Oreste uccide la madre. Uccide sua madre, Clitennestra, per vendicare la morte del padre. Primo colpo di scena. A questo punto nella tragedia, ma anche nel mito greco, intervengono delle figure particolari. Sono le cosiddette eumenidi o erinni. Sono divinità femminili che perseguitano fino alla morte chiunque si macchi del sangue di un parente stretto. Oreste ha ucciso sua madre per vendicare suo padre e le erinni lo perseguitano. Interviene Apollo e gli dice: vai ad Atene. Lì sarei tranquillo, lì sarei al sicuro dalle erinni, però dovrei farti giudicare da un tribunale. E attenzione, perché stiamo arrivando davvero al colpo di scena. Il tribunale ateniese è composto di 10 membri, è l'Aeropago. 5 esseri umani, 5 dei. Ed è un tribunale presieduto dalla dea Atena. Il verdetto è su una questione abbastanza semplice. Oreste è innocente, perché ha ucciso sua madre, appunto, però per vendicare suo padre, quindi è giustificato da questo, o è colpevole, perché attraverso la vendetta, però, cioè per materializzare la vendetta, ha ucciso sua madre. È colpevole, appunto, per aver ucciso la madre, o è innocente perché ha vendicato il padre? 5 giurati sono a suo favore, 5 giurati sono a suo sfavore. Il voto della dea Atena è decisivo e lei stabilisce che lui è innocente. Ma il vero colpo di scena sta nella motivazione che ci dà Eschilo del verdetto di innocenza. Sapete perché la dea Atena, per quanto dea femminile, giudica innocente Oreste? Perché in quel periodo, nell'antica Grecia, uccidere una donna, ancorché madre, è meno importante che uccidere un padre. Perché in quel tempo la donna non è neanche vera genitrice, mette solo a disposizione il suo corpo, è il ricettacolo del seme maschile. D'altra parte, 100 anni dopo, un altro dei grandi del pensiero greco, Aristotele, cosa diceva? La donna, poco più che un animale, con un pizzico di razzocinio, un animale, 100 anni dopo. Ma la cosa più straordinaria, in senso negativo, è che quell'opera così misogina, così profondamente denigratrice dell'importanza del principio femminile del cosmo nella società umana, quell'opera vinse gli agoni tragici di quell'anno. Significa che nessuno tra i giurati e tra gli spettatori si scandalizzò di quell'esito, e non si scandalizzò nessuno semplicemente perché l'inferiorità antropologica, sociale, spirituale, morale della donna era un dato di fatto acquisito da tutti. Tant'è che infatti la donna era costretta a stare nel gineceo, cioè quella parte della casa in cui potevano stare solo le donne, e guai se si permetteva di andare nell'androceo, cioè la zona riservata agli uomini, soprattutto quando il padrone di casa riceveva gli ospiti. E come vi ho detto prima, se voleva uscire doveva coprirsi interamente con un burka, dalla testa ai piedi.
Quindi non abbiamo inventato niente, cioè in Afghanistan non hanno inventato niente. No, diciamo che se la società di oggi pecca un po' troppo di maschilismo, probabilmente c'è da ricercare le motivazioni. Attenzione che io non sono femminista, e poi ci arriviamo a questo, perché poi il discorso è facilmente equivocabile da chi magari affronta la questione in termini superficiali, però ci arriveremo. Mille miglia marine a ovest della Grecia, di questa Grecia che ci hanno fatto credere essere la grande culla della civiltà occidentale, mi risulta che c'era un'isola, c'è ancora, l'isola più importante del Mediterraneo occidentale, chiamata Sardegna, in cui le cose andavano molto diversamente, in cui nessun capo guerriero poteva neanche immaginare di poter prendere una decisione fondamentale per il proprio villaggio, per la propria tribù, per il proprio popolo, se era un condottiero in armi, senza l'imprimatur, senza il parere, senza il consiglio di una donna sacra. Perché da noi le cose funzionavano così: l'edificio più importante, intorno al quale veniva creata un'intera comunità, era il nuraghe, ma ci dice Dolores Turchi, in un grande libro intitolato Sciamanesimo in Sardegna, ogni nuraghe conteneva una fonte sacra, che non era custodita da sacerdoti maschietti, da tre donne, diverse per età. Tre, sempre tre donne per ogni nuraghe, perché tre appunto sono le età dell'uomo, infanzia, maturità e vecchiaia. Perché tre sono le madri dell'assoluto, volontà, sofferenza e follia. Tre sono le stelle della cintura d'Orione, tre è il numero perfetto. Quando i romani arrivarono nel 238 a.C., non credettero ai loro occhi. È come se un marziano venisse sulla Terra, come se un terrestre andasse sulla Luna o su Venere. La Sardegna era un altro pianeta per loro. Poi pensate, 238 a.C., rivolta delle piazzeforti cartaginesi. I romani, come era loro solito, violarono anche quel trattato di pace con Cartagine, approfittarono della ribellione dei mercenari cartaginesi e, violando il trattato, appunto, presero possesso delle piazzeforti cartaginesi lungo la costa sud-occidentale della Sardegna. Quindi Caralis, Nora, Bitia, Otoca, Taros fino a Oristano, su. E come loro solito, cosa fecero? Cavolo, abbiamo le coste, ma c'è un'intera isola. Cosa facciamo? Rimaniamo sulle coste? No. Perché è totalmente estraneo alla mentalità imperiale romana l'idea di potersi arrendere prima di una possibile conquista. Prima ci devono provare. E ci hanno provato 11 volte senza riuscirci. Ce lo testimoniano le fonti antiche. Ma ciò che conta rispetto a questo discorso non è tanto che riuscimmo, che i nostri antenati riuscirono a resistere con successo a Roma. È sul motivo. Perché ve l'ho detto, gli storici antichi, anche di lingua latina, anche di lingua greca, ce lo dicono. Però nessuno di loro si sofferma sulle motivazioni. Come mai? Perché soltanto i sardi riuscirono? E io in sandalia ho azzardato la mia ipotesi, che effettivamente ancora non è stata contrastata né contraddetta da nessuno. E questa ipotesi è che probabilmente, o quasi sicuramente, i nostri antenati riuscirono a resistere con successo, gli unici in tutto il Mediterraneo, perché semplicemente erano animati e ispirati da una visione del mondo e della vita talmente diversa da quella romana che, come dice Salvatore Merche, altro storico non sardo, i guerrieri sardi preferivano morire con onore sul campo di battaglia piuttosto che accettare una sconfitta e vivere da schiavi il resto dei loro giorni. Non potevano accettare un mondo come il nostro, in cui un grande capo guerriero, massima esaltazione del principio maschile del cosmo, ecco perché vi dicevo, non sono affatto femminista, perché anche l'uomo aveva il suo ruolo grande, grandioso, poeticamente rilevante e rispettabile in tutta la comunità. Quei capi guerrieri sapevano che soltanto all'interno di una cornice di armonia rappresentata dalla donna e dai valori femminili, del principio femminile del cosmo, potevano sacralizzare persino la figura maschile. Se solo pensiamo che all'interno della nostra visione poetica, spirituale, l'universo per gli antichi sardi è una donna che danza, è chiaro che in ogni donna loro vedevano l'incarnazione stessa dell'universo, tant'è che infatti in Sardegna la donna nasce dea. Come ci sono arrivato anche a questa conclusione? Certo, non ho la macchina del tempo, però
ho letto un pochino, mi sono documentato. E non mi sono documentato con gli ultimi arrivati, ho provato a leggere chi su questi argomenti ha scritto, studiato e approfondito di più. In particolare mi riferisco al grande antropologo sardo vivente Bachiso Bandinu. L'avrete sentito nominare, luminare di Bitti, depositario, come dice lui stesso, della cultura pastorale, agropastorale barbaricina più stretta, in un libro straordinario intitolato La donna, la maschera e lo specchio, affronta questa tipologia di argomenti. Non ve li cito tutti, però per quello che ci serve stasera, vi cito almeno l'argomento sul carnevale sardo. Quando parla del carnevale sardo, Bachiso Bandinu ci dice: ogni villaggio, piccolo o grande della nostra terra, quindi quanti comuni abbiamo? 377 mi sembra, ha un suo carnevale tradizionale in Sardegna. Sono tutti diversi l'uno dagli altri, tutti, tranne che per un elemento. Questo elemento in comune sta nel fatto che nel carnevale tradizionale sardo è soltanto l'uomo che si maschera, e si maschera o da donna o da animale. Perché solo in quel periodo dell'anno, nell'antichità sarda, l'uomo mascherandosi da donna poteva ascendere alla divinità. Nel nostro carnevale tradizionale la donna non si maschera perché non ne ha bisogno, nasce dea. Se nella visione spirituale dei nostri antenati l'universo è una donna che danza, è chiaro che in ogni donna vedevano l'incarnazione stessa dell'universo. Io ho nonne, ho avuto nonne ogliastrine sul Citane, ma in questo erano accomunate, si vedevano come divinità. Poi, per approfondire determinati argomenti, intervisto una donna di Orune, 83 anni, ormai probabilmente non c'è più, e lei mi disse: ma è esistito il matriarcato in Sardegna? Se io fossi stato suo figlio o suo nipote, mi avrebbe preso a schiaffi. Se la cavò, diciamo, con uno sguardo di fuoco, con un'occhiataccia, da vera barbaricina. Tra l'altro non parlava una parola di italiano, ovviamente. Io ve lo ripeterei in barbaricino stretto, ma mi manca il colpo di glottide, quindi non la posso imitare. Però riuscivo a capirla, e lei mi disse: se tu usi questo termine, matriarcato, sottintendi una superiorità della donna sull'uomo, che non era. Il patriarcato sì c'è stato, lei diceva per 2000 anni, perché si riferiva ovviamente all'impronta cattolica cristiana. Io direi almeno 2005, se partiamo da quell'esempio della civiltà greca di cui vi ho detto. Patriarcato sì, superiorità criminale dell'uomo sulla donna, in termini spirituali, perché a me non me ne frega nulla del femminismo dei diritti, ve lo dico sinceramente. Tutto il mio ragionamento è sempre in termini spirituali, perché per raccontare un mondo come quello dei nostri antenati non si può parlare di diritti, quel concetto è romano, non è nostro. Noi non avevamo bisogno di difendere dei diritti in un tribunale. Semplicemente perché era un tipo di società completamente diversa, non di sudditi rispetto a uno Stato, come i romani rispetto allo Stato romano, ma di cittadini liberi. Ogni villaggio, libero rispetto agli altri villaggi, in ogni villaggio donne e uomini liberi. In questo mondo, appunto, in cui la donna nasce dea perché è l'incarnazione stessa dell'universo e dei valori di armonia dell'universo, l'uomo può ascendere alla divinità diventando eroe o semidio nel corso della sua vita, facendo che cosa? Il cosiddetto percorso Savia de Subalenti, che ancora riecheggia in tanti luoghi della Barbagia, ma anche dell'Ogliastra. Savia de Subalenti. La cultura moderna ha dato un'accezione negativa al valente, dicendo un bullo, un bulletto da strada. No, Subalenti è il valoroso. Il valoroso, quindi il maschio della specie umana, nella nostra società antica, spiritualmente antica, può nella sua vita ascendere alla divinità e diventare un eroe, col percorso del Subalenti, solo ed esclusivamente se si fa ispirare da una donna dea. E questa donna di Orune mi disse: però stai attento, Stefano, non pensare che donna dea significhi appunto superiorità della donna, diritti e basta della donna. Nascere dea perché rappresenti l'incarnazione stessa dell'universo significa che a questo straordinario privilegio
corrisponde una grande responsabilità. Non è solo un privilegio, c'è anche una responsabilità. E io chiesi, quale? Semplice. È una dea, la donna, sin dalla sua nascita, è l'incarnazione stessa dell'immagine mistica dell'universo. Bene, allora emana una luce, come la stella, come le stelle. Perché la donna è una stella, metaforicamente parlando, in termini poetici e spirituali. Però, se una donna si accontenta esclusivamente di ammirare la propria luce riflessa in uno specchio, appaga esclusivamente la sua vanagloria e non serve a nulla. Ne abbiamo già tante di veline, mi disse. Ma se una donna, consapevole della sua essenza divina, emana luce per illuminare una via, allora sta interpretando nella maniera più perfetta, non me ne frega niente se non si può dire in italiano, più perfetta possibile, la sua essenza divina. Sei l'universo, bene, dimostralo. Hai un'ascendenza divina perché la tua essenza stessa è quella di cui è fatta, fatto l'universo, direbbe Shakespeare, dei sogni. La donna è sogno, la donna è musica, la donna rappresenta l'universo perché è divina. Bene, illumina la via dell'uomo. L'uomo può salvare se stesso soltanto se una donna dea è capace di illuminare la sua via. Questo è il sincretismo perfetto dal punto di vista etico, morale, culturale e spirituale del mondo dei nostri antenati. Guardate, no, ti posso chiedere una cosa? Sì, cioè io sto parlando troppo, scusa. No, ti volevo chiedere, perché nel suo libro, in Sandaria, c'è anche la figura... libro? Il tuo libro. In Sandaria c'è anche la figura della donna guerriera. Sì. Quindi, insomma, sì, la donna dea, ma una donna anche capace di combattere, di... privarsi proprio dei suoi attributi femminili, quelli che noi conosciamo, no? La maternità, il matrimonio, quindi l'unione anche sessuale, cioè tu si priva di questo per essere una guerriera, al servizio di qualcosa di superiore, di qualcosa che loro ritengono sacro, almeno queste, che queste popolazioni ritengono sacro. Ecco, quindi la figura di donna che tu, di cui tu parli è un'immagine che tu dai nel libro, però c'è anche quella guerriera, quella che si unisce agli uomini per combattere, che non si tira indietro, ecco, che è spinta dallo stesso desiderio, o forse non desiderio, quanto proprio spinta interiore che anima anche gli uomini. Beh, allora, in un mondo in cui la donna ha una divinità innata, è chiaro che può interpretare qualsiasi tipo di ruolo, quindi può essere sacerdotessa, può essere sciamana, può essere madre, può essere contadina, può essere quello che volete, può essere anche guerriera. Io ho scoperto, parlando con le genti appunto del posto, intervistando tante persone, che esistono dei luoghi in Sardegna, toponimi, intitolati a grandi personalità nuragiche. Ho scoperto per esempio che nel Sarcidano esiste il cosiddetto Passo Marcusa, intitolato una grande sciamana, e in Sandaria c'è la sciamana Marcusa. Però andando dalle parti di Dorgari ho scoperto che c'è Punta Marcusa, che le genti del posto mi hanno detto essere il nome di una grande guerriera nuragica. Guardate un'altra differenza rispetto a Roma. Ricordate figure di legionarie accanto ai legionari romani? Non credo, vero? A Roma c'è la celebrazione quotidiana della prosopopea maschile maschilista. L'uomo comanda, la donna sta a casa. A livello giuridico la donna, neppure come madre, neppure come sposa, è appunto giuridicamente irrilevante. Ma al pari di qualsiasi oggetto, nel diritto romano, al pari degli animali, al pari degli schiavi, al pari delle suppellettili o della dote, passa automaticamente dal patrimonio del padre al patrimonio del marito. In Sardegna no, in Sardegna erano anche guerriere. Noi abbiamo nel libro l'esempio della grande Beina di Turgal, una figura che ho descritto ispirandomi appunto a quello che qualcuno mi ha accennato rispetto a questa guerriera Marcusa di Punta Marcusa a Dorgali, dell'epoca nuragica, per dare maggiore senso narrativo
al personaggio di Beina non mi sono limitato a dire che era una donna guerriera, ma una vergine guerriera. Io non so se le donne sarde, se le donne guerriere sarde fossero anche vergini, questo non lo posso sapere ovviamente. Però insomma, nella tradizione antica, mitico-antica, abbiamo l'esempio delle Amazzoni, anche le Valchirie, nella tradizione germanico-scandinava, appunto guerriere vergini. Ho immaginato che fossero vergini guerriere perché dal punto di vista narrativo mi serviva a creare il cosiddetto triangolo amoroso. Amsicora, grande capo, sposa una donna che è sacerdotessa ma può sposarla, con cui può procreare, però gli aspetti più importanti, più dinamici del principio maschile del cosmo, ovvero la guerra, li condivide con una vergine guerriera, della quale quindi probabilmente forse è innamorato quanto lo è della moglie. Lo lascio al lettore ovviamente il verdetto su questo, però mi serviva, diciamo, creare questo triangolo. La donna, la moglie, può averlo carnalmente, può averlo dal punto di vista appunto fisico e può procreare con lui, la moglie, Nerta, però quando ci sono guerre, scontri, duelli, lei ovviamente si ferma a un certo punto e lui, quando va verso la guerra, si accompagna con la vergine guerriera. Quindi la moglie lo può avere in quel modo lì, però non lo può avere totalmente dal punto di vista morale e spirituale, mentre la vergine guerriera, che non lo può avere carnalmente, non si può unire sensualmente a lui, è però sua compagna fedele dal punto di vista morale e spirituale, perché lo accompagna appunto alla guerra. E quindi si crea questa dinamica di contrasto tra le due donne, che mi dicono arricchisce molto dal punto di vista narrativo e del pathos anche narrativo il romanzo, quindi mi fa piacere. Però ripeto, al di là di quello che io posso aver detto rispetto alle vergini guerriere, è sicuro però che esistita in Sardegna una casta di donne guerriere, perché appunto la donna poteva fare qualsiasi cosa, anche la guerra. Questo, in effetti, quello di cui tu parli è un tempo di guerra, purtroppo. Una guerra che è durata a lungo e che noi, appunto, tu individui come figura principale che si fa carico un po' di questa guerra, Amsicora. Noi forse abbiamo sentito parlare spesso di Amsicora, anche come un personaggio non ben definito, se era sardo, forse era fenicio punico, insomma è sempre rimasto un po' sul vago, e questo forse anche un po' di proposito si è creata questa confusione, era meglio forse non pensare che fosse un sardo. Comunque Amsicora è la figura che tu individui in questo momento storico molto importante, e il quale si fa carico di guidare i sardi in questo scontro quasi di civiltà. Certo. La civiltà sarda che incontra la civiltà romana, due civiltà profondamente diverse, con una visione del mondo molto diversa, quella di Roma fatta di conquiste, proprio molto doveva proprio arrivare a conquistare, avere sempre più territori, mentre questo certamente non faceva parte della civiltà sarda, che forse anche vivendo in un'isola aveva una visione certamente diversa e molto più improntata sull'importanza forse più sacra di quello che lo circondava. Quindi ecco, questa figura, la contrapposizione che tu fai nel libro tra Amsicora e invece il console romano. Cosa ci puoi raccontare di questi due personaggi? Allora, intanto che sono realmente esistiti, perché Sandaria non è una saga fantasy, è una saga storico-epica, quindi si basa su fatti realmente accaduti, che trovate in tutte le fonti storiche, con personaggi realmente esistiti e con una ricostruzione dei fatti storici non dalla parte di Roma e di quello che ci dice Tito Livio, ma dalla parte dei sardi. E poi vi farò un esempio di quello che troverete rispetto a questo. Amsicora, due cose. Qualsiasi cosa troviate su Amsicora, per esempio su Wikipedia, cancellatela. Perché se voi leggete Amsicora su Wikipedia vi dice magistrato punico o condottiero, scusate, magistrato cartaginese o condottiero sardo punico. In realtà lo sapete una cosa? Non c'è un solo storico antico di lingua greca o latina che dica che Amsicora
è cartaginese. Per avere una fake news di questo genere, sapete a cosa, quanto abbiamo dovuto aspettare, a chi abbiamo dovuto questa notizia falsa? A uno storico sardo, Camillo Beglieni. Quanto siamo bravi noi sardi a darci un calcio nelle parti basse, veramente. È incredibile. Probabilmente perché Camillo Beglieni aveva bisogno di fare carriera all'interno di un percorso post-risorgimentale in cui il neo-stato unitario italiano doveva costruirsi una sua storia, creata a tavolino, esattamente come Tito Livio, su ordine di Ottaviano Augusto, creò a tavolino ab urbe condita, cioè la storia di Roma. E forse sì, forse questo sardo, che mi sembra azzardato e irrispettoso per i sardi definire accademico, forse aveva più a cuore la sua cattedra e un posticino magari a Roma, per la quale era disposto a svendere la natura stessa della nostra identità rispetto a quel periodo storico. Perché se tu al più grande eroe sardo dell'antichità togli la sua identità sarda, stai facendo un grande torto al tuo popolo. E quindi vi dicevo, fu tirata fuori da Camillo Beglieni questa trovata, perché non la sfido chiunque, e nessuno ovviamente ha vinto questa sfida, a trovare una fonte di lingua greca o latina che azzardi questo incredibile paradosso. Cioè il più grande eroe sardo dell'antichità non era sardo, in realtà era sardissimo, di chiarissima discendenza nuragica. Come ci dice invece un grande storico, Francesco Casula, ancora vivo per fortuna, è chiaro che Amsicora non poteva essere cartaginese, perché un capo di origine cartaginese non avrebbe mai avuto l'autorevolezza di potersi presentare alle tribù dell'interno, dell'Ogliastra, della Barbagia, del Sarcidano, del Goceano, per proporre un'alleanza con le città sarde della costa. Solo un sardo vero, di discendenza nuragica, poteva. Perché con i cartaginesi c'erano stati 500 anni di guerre tra sardi appunto e cartaginesi. Sapete perché? Perché i cartaginesi, per creare i latifondi di cereali, quindi di grano da vendere in tutti i porti del Mediterraneo, avevano disboscato mezzo Sulcis, portando le paludi, le zanzare e la malaria. Bisogna saperle queste cose per capire quando ci raccontano delle frottole, perché la storia non si racconta mai con una fake news, ma con una ricerca assidua che fa tabula rasa delle cosiddette cavolate, per non usare un termine più brutale, e dà un pochino più di riscossa, di giusta riscossa ai nostri antenati. Quindi Amsicora era assolutamente sardo, profondamente sardo, con l'autorevolezza che gli derivava dalla sua origine per potersi presentare ovunque e unire i sardi, e lo fece. Si ritrovò come avversario per due volte, nel 235 e nel 215, Tito Manlio Torquato, patrizio romano, che invece incarnava perfettamente l'ideale romano di console, senatore, condottiero e, come direbbero loro, bonus vir romanus, cioè buon uomo romano, con tutte le virtù, con la dignitas e l'auctoritas dei romani, o meglio, con l'arroganza, la presunzione di ritenersi depositari di una missione civilizzatrice che di civile non aveva proprio nulla. Però Tito Manlio Torquato arrivò in Sardegna appunto per conquistare e sottomettere, e laddove non poteva conquistare e sottomettere, distruggere e dare fuoco, come fece in tante occasioni. Ce lo dice lo storico greco Strabone, nella guerra del 215 diede fuoco, per esempio, tra i tanti luoghi, al sito sacro di Santa Vittoria di Serri, nel Sarcidano. L'archeologo Taramelli trovò effettivamente i segni ancora dei roghi nella Capanna delle Adunanze e in altri luoghi, i siti sacri, eccetera. Ma Strabone ci dice un'altra cosa, che ci illumina sulla strategia militare romana. Non si limitavano a dare fuoco ai siti sacri romani, davano fuoco alle capanne, ai siti sacri, con donne, bambini e anziani dentro a bruciare vivi. Non lo dice Stefano Pirodi, lo dicono gli storici antichi. Questa era la strategia romana: fare del mondo un deserto e poi chiamarlo pace. Pensate un po'.
Ma se qualcuno pensa che io sia un estremo denigratore dei romani, solo perché magari voglio difendere una presunta grandezza o superiorità culturale e spirituale dei sardi, beh, allora gli consiglio di leggersi magari qualche storico di lingua latina, dei romani stessi, quando parlano di Giulio Cesare, o qualcuno quando parla anche di Tito Manlio Torquato. Per esempio Plinio il Vecchio, Plutarco, nomi che sicuramente avrete già sentito, quando parlano di Giulio Cesare, perché vi dico Giulio Cesare? Ma i romani facevano tutti come Giulio Cesare, Pompeo ha fatto anche di peggio. Ma per esempio, quando parlano di, del Debello Gallico e di Giulio Cesare, in Senato, in una seduta passata alla storia, uno di loro intervenne e chiese davanti a 300 senatori, ma cavolo, ci sono appena arrivati i dati, la contabilità dei morti, delle donne e delle bambine violentate in Gallia. Domanda, chiese questo che intervenne in Senato a Roma, romano anche lui. Ma era davvero necessario che Giulio Cesare uccidesse, massacrasse, trucidasse 1 milione di galli, donne, vecchi e bambini al solo scopo di fare carriera politica a Roma e superare il suo avversario diretto, Pompeo? Questa era Roma. Fare del mondo un deserto e chiamarlo pace, la Pax Romana. Non lo sto dicendo io. Tito Manlio Torquato, patrizio romano come Giulio Cesare, viene incaricato dal Senato romano di contrastare Amsicora, non la rivolta di Amsicora, come ci dicono quei cavolo di testi scritti da accademici che non meritano di essere definiti tali, non rivolta, perché la rivolta presuppone un'insurrezione da parte di schiavi o sudditi. Ma se gli storici ci dicono appunto che gran parte della Sardegna era libera, chiamiamola guerra di liberazione. I sardi delle zone interne, cioè la maggior parte della Sardegna libera, fecero per 11 volte ciò che qualsiasi popolo degno di definirsi tale farebbe se una parte della propria isola sacra fosse calpestata da un nemico che di sacro non ha nulla, ovvero riconquistare quella parte che era di Roma. Quindi non erano guerre, non erano rivolte, perché il 90% dei sardi non erano né schiavi né sudditi. Erano guerre di liberazione portate avanti da uomini e guerrieri liberi che volevano liberare la costa nord-occidentale, scusate, sud-occidentale, che va da Caralis a Otoca, cioè Oristano, e quella parte piccola nord-orientale intorno a Terranova, cioè Olbia, che era dei romani. Questo fecero. Quindi attenzione anche ai termini e soprattutto attenzione a quando leggiamo della storia che parla di noi, dei nostri fatti storici. E quindi torniamo a quell'esempio che vi ho anticipato. Prendete sempre Wikipedia, se no, oppure se conoscete il latino, andate a leggervi Tito Livio, la guerra appunto di Amsicora contro Tito Manlio Torquato. Così rispondo pienamente alla tua domanda. Cosa ci dice? Intanto parte dalla figura di Iosto. Iosto, un ventenne coraggioso, sì, un ribelle, però presuntuoso, disubbidiente, talmente presuntuoso da ritenersi un nuovo Achille capace di battere i romani da soli, così dice Tito Livio, è disubbidiente perché convinto di poter battere Tito Manlio Torquato da solo, disubbidisce a suo padre Amsicora, guida una parte dell'esercito sardo contro i romani e quindi lo condanna al massacro. Questo ci dicono i romani, però, e lo Stato italiano, il suo Ministero della Cultura, per 150 anni ci ha detto questo. Però attenzione, sapete dove Iosto affrontò Tito Manlio Torquato? A Tradori, a Narbolia. Sapete perché è importante questo dettaglio, che non è un dettaglio? Perché se qualcuno ha visitato i nuraghi di Tradori e se hai fatto una passeggiatina lungo la cinta muraria che lo circonda, vedrà che a sinistra c'è un'incisione vecchia di almeno 3500 anni, in grafemi probabilmente Ogam, probabilmente l'antica lingua nuragica, dedicati con un'invocazione all'antico toro di luce, divinità che per gli antichi sardi era l'assoluto sognante, cioè la dea madre. Né uomo né donna, ma donna che genera l'uomo,
colei che danza sognando, colei che sogna danzando e crea tutte le cose insieme a suo figlio, che è il dio del sogno, perché lei, Dea Madre, è l'assoluto sognante, cioè la sintesi di tutte le melodie del cosmo. Quello c'è lì. Ma se si fa qualche metro più a destra, trova un'altra cosa incisa sulla pietra. Trova questa. Trova l'incisione di una mano, probabilmente per la forma, per le dimensioni, femminile, che quasi sicuramente era l'impronta litica sulla pietra della sciamana che sacralizzò quel luogo quando il nuraghe di Tradori venne edificato. E allora, alla luce di quello che ci siamo detti sull'antica spiritualità sarda, sull'importanza della donna dea e dell'uomo eroe, della donna che rappresenta l'universo perché l'universo è una donna che danza, sulla base di questa grandissima profondità spirituale, di questa grandissima visione poetica e mistica, davvero possiamo pensare che Iosto abbia semplicemente disubbidito a suo padre Amsicora per affrontare i romani e conquistarsi una piccola miserabile fetta di gloria? Forse è più verosimile l'interpretazione sarda di quei fatti storici, ovvero che, siccome sapevano i sardi che la strategia di guerra romana, in particolare di Tito Manlio Torquato, era, come vi ho detto, quella di dare fuoco a tutti i siti sacri per attirare i guerrieri sardi allo scoperto, volevano evitare che un luogo così sacro come Tradori potesse subire la stessa sorte. Quindi è molto più verosimile, dalla parte nostra e della nostra visione spirituale, ritenere che fu Amsicora stesso a dire a suo figlio: prenditi 4-5 mila guerrieri, i migliori. Nel frattempo vado in centro Sardegna, come effettivamente fece, per trovare i guerrieri che servivano per creare un esercito ancora più numeroso e forte. Affrontali qui, ma vi dico di più, ancora più probabilmente su Amsicora fecero pressione le tre donne sacre che custodivano la fonte di Tradori, cioè del nuraghe, con quelle incisioni, con una frase molto semplice, da donna antica, sarda, sacra, che non avevano bisogno di parlare molto per esprimere se stesse. Le avranno detto: Amsicora, Tradori non può essere violata, Tradori non va perduta, non può essere lasciata ai romani affinché ne facciano scempio come hanno fatto con gli altri luoghi sacri, va difesa e basta. Tra l'altro, grande condottiero Amsicora, non era neanche uno sprovveduto dal punto di vista tattico e sfruttò il colle, il leggero declivio del colle di Tradori per attestarsi lì e difendere l'imbocco appunto di quel settore dalle quattro legioni romane, per un motivo molto semplice: erano 4-5 mila sardi, i romani che arrivavano quasi 20 mila, nessun problema, era un luogo disseminato di boschi e di paludi, quattro legioni non avrebbero mai potuto dispiegarsi interamente, quindi era perfetto quel luogo per essere difeso, un po' come le Termopili, però anziché 300 i guerrieri sardi erano quasi 5 mila. Come mai, se, come ci dice Tito Livio, e vinsero i romani, come mai lì però c'è soltanto un sepolcretto romano e latino e di morti sardi non ce ne sono lì seppelliti? E come mai, se davvero vinse Tito Manlio Torquato, come ci vorrebbe dire Tito Livio e come ci hanno fatto credere per 2000 anni, come mai lo stesso Tito Livio ammette che Tito Manlio Torquato, dopo questa presunta vittoria, scappò verso Caralis? Se hai vinto contro Iosto, hai Cornus lì a due passi e attacchi Cornus, invece no, si ritirò verso Caralis, perché molto probabilmente non vinse. Attenzione a quello che leggiamo, perché se davvero i romani avessero vinto di Tradori, noi non avremmo più visto nulla, e quelle incisioni di cui vi ho detto non ci sarebbero arrivate al giorno d'oggi. Quindi attenzione, non sappiamo qual è la verità, ovviamente, però attenzione, io chiedo sempre solo attenzione, è dubitare delle cosiddette fonti ufficiali, provare a vedere i fatti che riguardano l'antica storia sarda anche, non solo con un occhio di riguardo neutro, ma anche con un occhio sardo di riguardo. Perché le guerre antiche non erano mai soltanto guerre commerciali come quelle di oggi. Le guerre antiche erano soprattutto guerre spirituali. Dimenticarci di questo aspetto della guerra nel mondo antico significa non aver capito nulla. E a maggior ragione, se parli delle guerre tra sardi e romani
e sottovaluti questo aspetto, significa che non hai capito nulla della spiritualità sardo antica e delle vere motivazioni che ispiravano i nostri guerrieri contro qualunque nemico, ovvero difendere una magica visione del mondo e della vita in cui la donna nasce dea e l'uomo può diventare un eroe, contro un nemico, quello romano, per cui erano tutti soltanto sudditi di uno stato, Roma, rispetto al quale ciascuno si doveva fare il proprio dovere, ma che è quello stato romano, forse, niente più e niente meno che una arida, banale, noiosissima, prosaica anticipazione dello stato moderno. I romani sono i moderni dello stato antico e i romani fecero del mondo antico quello che gli americani nel mondo occidentale stanno facendo e hanno fatto purtroppo nel mondo moderno rispetto a tutte le culture autoctone con cui si sono trovati a confrontarsi. Detto questo, forse mi sono espresso anche troppo, però sì, il confronto tra Psicola e Tito Manlio Torquato secondo me va visto in questa chiave qui, sempre e comunque spirituale. Insomma, Stefano ci ha fatto un bel excursus. Io non so che ore sono, perché siccome abbiamo già cominciato un po' in ritardo. Io parlo troppo. Che ore sono? Ah, sì. Le 8? 8 e 5 faccio io. Ok, allora io direi di aprire il confronto col pubblico. Sì, un confronto, perché a Stefano gli piacciono i confronti, quindi se ci sono domande, curiosità, in effetti è un modo diverso che ha avuto Stefano forse di parlare un po' rispetto a quei paradigmi ai quali siamo abituati, come ci sono state raccontate le cose per tanti anni, per troppi anni. Quindi qualche domanda, qualche dubbio, curiosità. O anche interventi di chi non è d'accordo, ovviamente, ci mancherebbe. Non... Altrimenti il dibattito. Ah, scusate, Mario. No, io volevo portare un po' il discorso, non so se l'hai affrontato, anche sul sistema sociale, su come vivevano i sardi, certo, in quel tempo. Io ho letto qualcosa abbastanza interessante che può. Parla della Sardegna, di un popolo senza capi, in cui si osteggiava, anzi si evitava che si creasse ricchezza, infatti per le feste questo era Rack Gonzalez, uno archeologo. Ho capito chi è. Sì, e parla che quando c'è la sovrabbondanza di produzione si organizzavano le feste e si cercava di consumare questa sovrabbondanza in modo che tutti, cioè evitavano che qualcuno diventasse ricco, perché la ricchezza diventava potere, e quindi c'era sempre per tenere la società sempre di uguale, livellata. Certo. Sì, allora affronto anche questo, perché ovviamente nella narrazione, poi quando fai un confronto tra popoli, devi necessariamente approfondire anche l'organizzazione sociale. Sì, tra l'altro la tradizione di cui tu parli, e non ho molto da aggiungere perché effettivamente hai già detto tutto tu benissimo, è una tradizione che si è perpetuata fino a qualche decennio fa, poi alla fine, secondo modelli ovviamente un pochino più moderni, però abbiamo sempre una tendenza nella società tradizionale sarda, e questo ce lo dice anche Bacchiso Bandino nel libro appunto Pastoralismo in Sardegna, una tendenza fino agli anni 50-60 ad evitare quello che dicevi tu, l'accumulazione, e fare in modo che in certi momenti ogni elemento della comunità, quindi anche quelli più poveri, potessero beneficiare del surplus, diciamo. E non c'era, infatti, non si parla mai di gente o persone che muoiono di fame nella società tradizionale sarda. Non c'è un concetto di povertà come quello che ci hanno invece indotto a pensare i sociologi moderni. C'è invece una tendenza, sin dall'antichità nuragica, a livellare la comunità dal punto di vista economico, in maniera tale che non ci siano mai appunto persone più di altre, e di esaltare invece l'individualità personale e quindi i valori dell'essere umano a livello individuale. Quindi esaltare invece una identificazione dei migliori dal punto di vista morale, oppure guerriero, o dal punto di vista spirituale. Questa è la tendenza che si è conservata per 3.000 anni nella società tradizionale sarda, e che a me piace tanto. A me piace tantissimo, un po' come dire che
il concetto tradizionale sardo di donna che nasce dea, uomo che può diventare eroe, dà una visione molto più alta ed elevata dell'uomo e della donna rispetto alla visione moderna, che invece ci vede tutti, uomini e donne, ugualmente consumatori, cioè produttori, consumatori, tutti ugualmente condannati a una morte iniqua. Nella società sarda tradizionale non è mai così. Quindi dal punto di vista sociale e dal punto di vista strettamente appunto morale, etico-morale, cioè delle norme di comportamento, credo che i sardi avessero veramente il diritto di definirsi civiltà e di potersi mostrare e confrontarsi con altri popoli. Altre domande pure? No. Coraggio. Può intervenire anche qualcuno che magari ha trovato le prove che i sardi invece erano trogloditi, eh? A me va bene. Perché anche questo mi è capitato, scusatemi. Che questo mi è capitato. Poi, quando a questa persona chiesi, mi pare che fosse una presentazione a Macomer, qualche anno fa, e poi quando questa persona intervenne, con tutta la prosopopea di quelli che pensano di poter insegnare la storia secondo i canoni moderni, io gli chiesi, va bene, tu mi dici questo, qual è la tua fonte? Cazzo, sapete che fonte mi portò e se la portò anche appresso? Il libro il suo libro delle elementari, in cui mi diceva, hai visto? Sfoglia, ci sono 7 capitoli dedicati alla civiltà romana e 7 righe alla civiltà nuragica. Quindi vuol dire che noi eravamo trogloditi mentre loro non più. Queste sono le argomentazioni. Quando invece sappiamo benissimo che prima che Roma emettesse il suo primo vagito con padre Romolo, i sardi avevano già presentato all'intero mondo 1000 anni almeno di grande civiltà. Contrariamente a quella romana fondata sul principio di impero, cioè di un potere centrale che sottomette gli altri satelliti, questo è l'impero romano, con i sardi invece che furono capaci, perché poi ci dissero per tanti anni che non eravamo neanche navigatori. E invece poi le fonti moderne, gli studi moderni ci dicono appunto che hanno trovato città nuragiche in Israele, che l'Università di Copenaghen, con uno studio pubblicizzato e pubblicato, scusatemi, poi diffuso in tutto il mondo dalla CNN, ci dice che le corna dei loro antenati vichinghi non sono autoctone, ma di origine nuragica, quindi i sardi arrivarono pure lì, e lo dicono i danesi, non Stefano Piroddi. E poi troviamo strutture in pietra simili, se non identiche, ai nuraghi anche in Scozia e in Irlanda, con nomi autoctoni. E così via, Malta qualcuno ha detto, giusto mi sembra, verissimo, confermo su Malta, è vero. Quindi vuol dire che i sardi arrivarono dappertutto, proposero, non imposero probabilmente la loro visione del mondo e della vita, e rispetto all'idea di impero che potevano avere, che so, gli egiziani, i romani, gli ittiti, cioè appunto di un centro, una città-stato egemone che domina sulle altre, forse gli sardi avevano un concetto molto diverso, sacralizzato in quello che le fonti antiche ci propongono come confederazione dei 9 archi o 9 cerchi, ovvero un'unione di popoli non accomunati da un comune padrone, come nel caso dell'impero romano, ma accomunati dalla stessa straordinaria visione del mondo e della vita. E probabilmente ogni 4 anni in Sardegna avveniva appunto qualcosa di magico, cioè 9 cerchi di capi tribù provenienti da tutto il mondo antico, cerchi concentrici, il più lontano ovviamente magari rappresentando le tribù simili alle nostre della Scandinavia fino a quelle più vicine a noi, e al centro a presiedere, legittimare, condurre l'intera assemblea della Confederazione dei 9 Cerchi, sempre e comunque un'antica donna sacra sarda, perno dei 9 cerchi concentrici che giravano intorno a se stessi, illuminando probabilmente il mondo antico, se sono vere queste cose, ma a me piace crederci. Insomma, è una
È un'idea molto suggestiva. Sì, però che nessuno ha contraddetto, quindi preferisco credere a quello piuttosto che a Tito Livio. Quindi. Senti Stefano, tu hai detto che intorno ai 38 anni hai capito di essere sardo, così. Verissimo. Ecco, che cosa è successo? Questa è una mia curiosità personale, naturalmente. Che cosa è successo a 38 anni e che hai avuto questa illuminazione sulla via di... Sulla via di Caralis, non lo so, sono di Cagliari, però... Non Damasco, eh? No, Damasco no. Quella la lasciamo a Paolo alle sue lettere ai Corinzi. No. Anche su questo, caspita, stavo per dire una parolaccia. No, perché mi fa ridere. Perché poi alla fine c'è veramente una straordinaria coerenza tra fonti antiche di tipo greco-romano, prosopopea cristiano-cattolica. Vi ho detto di Aristotele sulla donna: la donna è un animale con un pizzico di raziocinio, non vale niente, inferiore all'uomo. Ma non è che San Paolo nelle sue famose lettere è molto peggio. Quindi se poi pensiamo che l'intera scolastica medievale, cioè la filosofia di stampo cristiano, si basava in larga misura sulla visione del mondo aristotelica, cioè capiamo tante cose. No, niente, credo che... Cosa ti è successo a 38 anni? Così. Mi sono imbattuto in un articolo straordinario di Francesco Cavallo. Ma mi sentite anche senza microfono? Allora, dai. Mi sono imbattuto in un articolo di Francesco Casula, su Amsicora appunto, in cui si chiedeva, però argomentando la tesi dell'origine sarda, se Amsicora fosse davvero un ascaro cartaginese, cioè un dipendente dei padroni cartaginesi, o se invece fosse un eroe sardo, chiaramente di discendenza nuragica, così profondamente immerso nella nostra tradizione da sentirsi non solo condottiero in armi, ma guardiano di un'intera visione del mondo e della vita. Perché un sardo scendeva in guerra mai e solo per la difesa di se stesso, della propria famiglia e del proprio villaggio, mai solo per quello, ma per difendere un mondo di valori. Dobbiamo sempre tenere presente questo. In questo articolo si delegittimava completamente l'attendibilità storica e storiografica di Tito Livio, e allora mi sono detto, ma se i libri di scuola ci hanno mentito su questo e Tito Livio ci ha mentito per 2000 anni su questo, vuoi vedere che forse va rivista l'intera storia sarda e probabilmente ciò che non ci è stato detto rappresenta il 99% delle cose che ancora non abbiamo conosciuto? E allora io ho provato a scavare, scoprire, riscoprire, e più scoprivo e più emergeva la mia parte sarda. Quindi l'orgoglio di appartenenza, la capacità di capire, per esempio, un fatto topico della vita di mio padre, che una volta a 8 anni fece cadere una brocca. Mio padre era del 31, quindi immaginatevi. Un ogliastrino cresciuto negli anni 30 è più vicino a un uomo nuragico, credetemi, che a un uomo moderno. Lui disse, a 8 anni feci cadere, giocando con mio fratello, una brocca d'acqua. Io ho anche i brividi adesso che ve lo racconto, perché mi ricordo lo sguardo di mio padre. E mia nonna, cioè sua madre, lo lasciò in punizione per 10 giorni, senza dargli una spiegazione. Dopo 10 giorni lui era tenuto a presentarsi davanti a mia nonna, sua madre, e lei lo interrogò, gli disse, hai capito il tuo errore? Non so se l'avevo detto, ma io ho la pelle d'oca. E lui disse, quale errore? Hai fatto cadere una brocca d'acqua, si è rotta, l'acqua si è dispersa. Perché ti ho punito? E lui, perché l'acqua è importante. No, scusate, perché l'acqua è utile, disse. Te ne fai 20 di giorni di punizione. L'acqua non va sprecata e non va dispersa, non perché sia utile, ma perché l'acqua è sacra. Io non avevo mica capito cosa volesse dire. Io ero solo allibito e pensavo semplicemente che fosse un esempio per spiegarmi l'estrema severità dei genitori di un altro tempo. Forse per giustificare le botte che prendevo io, magari da parte di mio padre. Invece no, mio padre voleva dirmi un'altra cosa che poi ho capito col tempo. Che definire utile o definire una risorsa qualcosa di così importante come l'acqua significa desacralizzarla, svilirla.
un po' come quello che accadde a un convegno sui primi ecologisti nel 49, in cui Heidegger, un filosofo tedesco, venne chiamato a schierarsi con, erano i primi moti pro-Amazzonia nel 49, venne chiamato a schierarsi a favore degli ecologisti che volevano salvare la foresta amazzonica perché era una risorsa di ossigeno per il pianeta, oppure a favore di quelli, dei cultori del progresso che volevano disboscare l'Amazzonia per crearvi le fabbriche, le cose. Lui rispose, cavolo, io non sto né con gli uni né con gli altri. La foresta non è una risorsa, è un bene sacro. Io non sto né con gli ecologisti, che non hanno capito niente, né tantomeno con gli industriali, che hanno capito ancora di meno. Io sto con quelli che ci hanno abitato da 5.000 anni nella foresta amazzonica, che la considerano talmente sacra, intoccabile, inviolabile, da vedere in ogni albero il riflesso stesso della loro anima. Questo era il rapporto di mia nonna con l'acqua e dei sardi antichi con il loro mondo. Se noi pensiamo che in certe parti della Sardegna, tuttora, perché lo sentite con le mie orecchie, ci sono donne anziane che ritengono che alcuni alberi della loro comunità, dei loro boschi, siano le dimore per l'eternità di un loro parente stretto, ma secondo voi un intero popolo che credeva in questo poteva disboscare in maniera totalmente incosciente interi boschi come facevano i cartaginesi e i romani? Quando Roma... È certo che sì, infatti. Che poi tra l'altro potremmo fare tranquillamente un parallelismo con gli ecologisti moderni, le paleoliche, eccetera. Ma non voglio entrare in quel discorso, e tanto tutti avete capito come la penso. Sta di fatto che questo è il discorso. Io sono stato illuminato, tra virgolette, su quella via, perché quando ho capito che dietro le omissioni che nascondevano la grande storia e la grande civiltà sarda c'era un intero mondo da scoprire, che non era fatto soltanto di nozioni da acquisire, ma di valori da recuperare. Questo è stato importante. In Sandalia non troverete mai semplicemente il racconto di uno scontro o il triangolo amoroso di cui vi ho detto prima. Sia una guerra tra sardi e romani, sia un triangolo amoroso come quello tra Amsicro, la Vergine Guerriera e sua moglie e milioni di altri personaggi e di altri rapporti, sono sempre visti in questa chiave. Il complimento più bello che mi hanno fatto è che alcune persone leggere il Sandalia è come entrare in una macchina del tempo e andare indietro di 3.000 anni, 2.500 anni. Perché provare a recuperare il modus vivendi di quei popoli in contrasto tra loro è più importante che raccontare semplicemente una guerra attraverso le fonti storiche che ci hanno tramandato. Io voglio dire tanto. Rispetto al concetto di bene, che però Mario, me, tu hai la voce più bassa di Stefano. Rispetto al concetto di bene, che è un problema che secondo me è molto attuale, direi. Quando si stava predisponendo la legge urbanistica per il periodo di Sud, un urbanista, ricordo alla manifattura, aveva cercato di spiegare, come l'impostazione urbanistica del piano. Io gli avevo posto questa domanda perché si parlava soprattutto del territorio come una risorsa. E io gli avevo fatto la domanda, c'è differenza secondo lei tra bene e risorsa? E lui mi aveva detto che invece no, che il bene era anche una risorsa. Io credo che ci sia una grossa differenza tra un bene, come diceva appunto, e una risorsa. E questo lo dovremmo anche stare attenti oggi, o forse anche già da tempo avremmo dovuto stare attenti. Perché il bene è qualcosa di sacro, di che si deve preservare e tramandare, mentre la risorsa è qualcosa che puoi sfruttare. Oggi si tende quindi a sfruttare tutto, e noi lo vediamo come sta succedendo qui in Sardegna, come è già successo con le coste, con la cementificazione delle coste, adesso col discorso dell'energia, ma di tante altre cose che non ci stiamo attenti, cioè noi non conserviamo e non consideriamo un bene che è nostro del patrimonio ambientale che abbiamo. D'accordo. E non cerchiamo nemmeno di difenderlo, lasciamo che... E poi se
se viene meno, queste cose vengono meno, poi ci accorgeremo infatti come stanno cambiando il tempo, come sta cambiando il mondo, ma la natura si ribellerà contro di noi. Questo volevo accennare. Non aggiungo altro. Posso fare una domanda? Certo. Allora, tu ti stavi esprimendo sull'importanza di recuperare quelle insomma, tradizioni che c'erano nell'antichità. E noi che comunque con questi libri possiamo un po' capire com'è andata la storia, immaginatela. Cosa dovremmo leggere per sapere poi tradizioni ancora più ancestrali, possiamo dire, no? Della Sardegna. Io ad esempio ho letto i racconti della nuragliologia. Bellissimo. E mi è venuto veramente... Hai trovato dei parallelismi, giusto? Sì, tantissimi. Certo. Io non ho ancora letto, ho dato uno sguardo a qualche tua intervista, eccetera, e mi sono connesso subito, grazie a poi Raniero. Raniero. Probabilmente mi dici se valgono questi racconti, se veramente dicono quello che manca magari a quello che hai scritto. Allora, non solo, io incoraggio la lettura di questi, solo che ne è stata vietata la pubblicazione e la diffusione, non so se lo sapete. Sì. Io stesso ne ho avuto delle copie delle copie fotocopiate da un amico che, forse perché appunto c'è una sorta di tendenza a voler veramente impedire, censurare e continuare la damnatio memoriae di antica memoria romana, appunto. Però siccome io sono riuscito a leggerli, Sandalia ci sono. Quindi Sandalia è assolutamente impregnata di nuragia, di nuragheologia, ma arricchita ulteriormente da altre interviste, perché i sette quaderni della nuragheologia, non so se lo sapete, tu sicuramente sì, anche tu che li hai letti lo sape. Sì. Sì, scusate, sì, perché poi c'è anche un appendice, ma poi è stata unita. Raimondo De Muro, tra fine anni 70 e primi anni 80, fece ciò che nessuno aveva immaginato di fare. Partendo da quel presupposto che vi ho raccontato, cioè che gli anziani della Sardegna di quegli anni erano più vicini ai nuragici di quanto fossero vicini ai loro nipoti moderni, li intervistò, raccogliendo una marea di informazioni sul retaggio ancestrale della nostra terra. E un po' ho fatto così anche io, perché quando sono stato illuminato sulla via di Caralis, Ottoca, eccetera, mi sono girato alla Sardegna e ne ho intervistato anch'io qualche migliaio. Vi ho raccontato di quella donna di Orune. Sì, sì. Ma qui trovate veramente la summa di tutte queste interviste, totalmente però calate nel racconto storico, mitico, epico. Il significato delle launeddas, il rapporto con la terra, il rapporto con l'acqua, i riti ancestrali, il nuraghe, cosa è veramente? Una torre d'avvistamento? No, era ben altro. Ok. Ci sono. Ecco, questa è Sandalia. Quindi anche i racconti della nuragia e anche tanto di più, ovvero ciò che per fortuna mi hanno rivelato donne e uomini, ma soprattutto uomini, donne del centro Sardegna, che ancora, dopo 4.000 anni, tramandandosi determinate cose da nonna a nipote, hanno salvaguardato una tradizione straordinaria. Quindi la risposta è sì, li ho letti e incoraggio tutti a leggere se trovano delle fotocopie. No, c'è il PDF in giro, per fortuna. Sì, qualcosa c'è. Grazie per la domanda. Volevo aggiungere un altro piccolo particolare, perché comunque tu poi hai parlato anche di tuo figlio che comunque ti ha anche messo un po' la pulce nell'orecchio su quello che è stato nascosto, no? Sì. Nei racconti, leggendo poi, andando nel profondo, forse il terzo volume, si legge dei bambini, del ruolo, dell'importanza dei bambini e di come dovrebbe essere insegnato ai bambini il femminile e il maschile, che oggi è poi totalmente fuori di senno. E lì proprio si parla del fatto che i bambini, quando si facevano le feste, stavano al centro, quasi come se fossero anche loro insegnanti per le persone più grandi, no? Maestri di vita. Esattamente. Usa questo termine. E quindi nel racconto in cui si capisce l'elementarietà un po' di tutto, della natura,
Penso che leggendo poi anche tu... No, c'è assolutamente. No, la questione principio maschile e principio femminile, anche rispetto alla centralità del fanciullo e della fanciulla, è fondamentale. Tant'è che infatti in Sandalia si tramanda questa frase in cui si rivaluta anche la vanità. La vanità è un peccato per i cristiani, mentre nella nostra visione del mondo, quella sardo-antica, è una virtù, perché vanità, non so se lo sapete, ha la stessa radice di femminilità nelle lingue antiche del Mediterraneo e del Nord Europa. È stata condannata la vanità, degradandola a peccato dai cristiani, perché andava condannata e degradata a peccato la stessa figura femminile. Ma in Sandalia si racconta, perché gli antichi sardi dicevano, la vanità fa sbocciare i fiori e fa brillare le stelle. La vanità permette al fanciullo di diventare un uomo e permette alla fanciulla di trasformarsi in una creatura magica, la donna. Questa è la chiave anche di lettura rispetto alla discriminante tra uomo e donna. La donna appunto come donna dea, l'uomo come uomo eroe, sempre e comunque in un rapporto di tipo cosmico. Cioè l'uomo e la donna come incarnazioni viventi di principi cosmici. Il principio maschile del cosmo, il dinamismo, il principio femminile del cosmo, ovvero l'armonia dell'universo. Principio maschile, ovvero potenza che diventa armonia. Principio femminile, amore che si fa eternità. E poi mille altre cose. Però è sempre il retaggio antico che trovi in Anuragia oppure attraverso questi racconti. Sandalia è la summa di tutto questo. Quindi grazie anche per avermi dato questa opportunità di risponderti. Grazie Stefano, grazie per questa serata e questa chiusura mi è piaciuta molto, questa bella distinzione principio maschile. Ci sarebbe tanto bisogno oggi come oggi, vista la realtà che stiamo vivendo, che questo concetto fosse più interiorizzato e diffuso. No, ma bisogna ringraziare i nostri antenati, non me, perché non la sapevano più di me. Altre domande, signori, altrimenti ci salutiamo e vi ringraziamo. Grazie.